c'è il Signore. Cercherò le pecore del mio gregge. Farò sorgere un pastore che le conduca al pascolo. Io, il Signore, sarò il loro Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Con il tuo Spirito. Fratelli e sorelle, onoriamo e veneriamo San Luca, nostro protettore, offrendo al Signore questa Santa Messa. La Santa Messa è il sacrificio di Cristo al quale uniamo i nostri sacrifici. Per cui quando viene celebrato questo sacrificio sull'altare, con esso viene unito a Cristo anche quanto di noi mettiamo nella nostra vita di sacrifici, di lotte, di privazioni, ma anche di speranze, di aspirazioni. E allora che San Luca possa raccogliere nel sacrificio di Cristo le nostre sofferenze, le nostre difficoltà, ma anche le nostre speranze, e offrirle insieme a noi al Signore, in modo che Dio possa vedere nei nostri sacrifici i sacrifici del suo Figlio. E allora, per partecipare a questa Santa Messa, che vuole essere comunque una messa di festa, di giubilo, di ringraziamento al Signore per la protezione che ci accorda attraverso il nostro Santo Patrono, chiediamo perdono tutte le volte che abbiamo sciupato il dono della misericordia, e chiediamo quindi al Signore che dalla grazia di questa Santa Messa possa venire per noi la grazia di una vita rinnovata. Diciamo insieme: confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato, pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra suffica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria del tuo Padre. Preghiamo. O Dio onnipotente, che al Vescovo San Luca concedesti di difendere la verità della religione cristiana dagli eretici e i cittadini di qua dalle armi dei barbari, concedi a noi, tuoi servi, di rimanere fedeli agli insegnamenti di Cristo e di essere liberati dai pericoli del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Stefano diceva al popolo, agli anziani e agli scribi: testati e incirconcisi nel cuore e nelle orecchie, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo. Come i vostri padri, così siete anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato?
Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete diventati traditori e uccisori, voi che avete ricevuto la legge mediante ordini dati dagli angeli e non l'avete osservata. All'udire queste cose erano furibondi in cuor loro e gli grignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori dalla città e si misero alla pianta. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo. E lapidavano Stefano che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: Signore, non imputare a loro questo peccato. Detto questo, morì. Saulo approvava la sua uccisione. Parola di Dio. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me, Signore, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia lupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani, affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Io confido nel Signore. Esulterò e gioirò per la tua grazia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Benedetto il Signore, per me ha fatto meraviglie di grazia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alleluia. Quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera tu fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare il pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo.
parla di una figura importantissima per la nostra fede, che è Stefano, Santo Stefano, che la Chiesa venera come il primo martire. Ora, quando noi generalmente parliamo di martirio e di martiri, ci riferiamo sempre a quelle persone che dopo aver vissuto una vita esemplare nella fedeltà al Vangelo, nel servizio a Cristo, hanno poi manifestato questa fedeltà attraverso il sacrificio massimo della loro vita, della loro persona. E allora, se consideriamo il martirio da questo punto di vista, cioè come fedeltà assoluta a Cristo, fino all'effusione del sangue, fino ad impararsi a Cristo nel modo di morire, ma anche nel come si muore, avete ascoltato Santo Stefano, muore avendo sulle labbra le stesse parole che Cristo ha proferito sulla croce: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E poi la preghiera per i suoi persecutori: non imputare loro questo peccato. Allora, se questo è il martirio, questo è il martire, allora dovremmo dire che Stefano non è il primo martire, perché molte altre persone, prima di lui, nel corso dei secoli, anzi dei millenni, hanno testimoniato la loro fedeltà a Dio Padre attraverso l'effusione del sangue. Dovremmo dire forse che il primo martire in assoluto, in questo senso, è Abele. E infatti anche la scrittura, la lettera agli Ebrei, dice che il Signore renderà giustizia di tutto il sangue che è stato versato, da Abele fino alla fine dei tempi. Allora, il primo martire in questo senso è proprio lui, la prima vittima che ha pagato la sua vita l'amicizia con Dio. Ma la Chiesa, quando, soprattutto la Chiesa antica, quando parla di martirio, non intende riferirsi esattamente o direttamente o necessariamente alla infusione del sangue, a una fine cruenta della propria vita. Ma martirio significa, in senso molto più ampio, essere testimoni del Vangelo. Chi sono i testimoni del Vangelo? Non sono semplicemente quelli che predicano il Vangelo, che lo proclamano, che lo annunciano, ma sono quelle persone che diventano esse stesse, con la loro vita, una prova vivente della verità del Vangelo. E con questo noi ci colleghiamo perfettamente con quello che abbiamo detto ieri sera. L'opera di Dio non è tanto quello che noi facciamo a favore di Dio o a sua lode o a favore del prossimo, ma è quello che Dio opera in noi. La grandezza dei santi, io ho parlato di Santo Stefano perché gli altri degli apostoli di cui parlano, ma questo discorso lo si fa per tutti i santi, anche per San Luca, per il quale noi oggi celebriamo questa santa messa solenne. I santi sono da venerare perché in essi opera la potenza dello Spirito Santo, e attraverso le loro azioni di giustizia, di pace, di concordia, di solidarietà, di sacrificio, attraverso quelle azioni diventa manifesto a noi quello che normalmente non è manifesto, non è evidente, non è chiaro. Che cosa si rende manifesto? La presenza di Dio. La presenza di Dio. La nostra fede si alimenta e ha bisogno di alimentarsi della presenza di Dio. Ognuno di noi ha bisogno di percepire attraverso delle azioni concrete quello che normalmente non si vede. Immaginate i nostri affetti personali, l'amore, la dedizione, la vicinanza che si può avere per una persona, se resta un puro sentimento chiuso nella nostra interiorità, è come se non esistesse. E quindi, così come i nostri rapporti personali e
bisogno, per essere creduto, di essere sensibile. E i santi sono, potremmo dire, i sacramenti viventi della sua presenza, cioè quei segni che ci dicono che Dio c'è, è con noi, cammina con noi, agisce con noi, soffre con noi e ci sostiene. Ecco perché noi oggi, per San Luca, ma per qualsiasi altro santo a cui siamo legati e a cui in generale la Chiesa ci esorta a venerare e a celebrare, l'importanza dei santi è questo: loro sono lo specchio vivente della presenza di Dio. È un punto sul quale voglio insistere, per quanto ieri. Il santo è meritevole di venerazione non per la sua perfezione morale. Non c'è perfezione morale in questo mondo, non ci può essere, perché l'indefettibilità della nostra moralità, cioè l'assenza totale di peccato, va di pari passo con l'assenza della morte, con l'assenza della corruzione. E infatti gli unici due, le uniche due persone che non hanno conosciuto la morte nel senso di subirla, sono non a caso proprio coloro nei quali la morte è agita, e cioè Cristo, che è morto ma perché ha voluto attivamente la sua morte, non l'ha subita, fisicamente non l'ha subita. E ricordate, Pilato si meravigliava che fosse già morto. Cristo non è morto secondo, potremmo dire, i processi biologici naturali, la sua morte misteriosa. Nessuno di noi decide di morire, cioè nel senso di dire adesso voglio morire e muore, nessuno di noi ha potere sulla vita e sulla morte. Cristo ce l'ha, lui decide quando morire, decide quando la sua anima deve lasciare il suo corpo. E la Madonna è l'altra persona che non è morta. La nostra fede ci insegna come donna. Lei ha transitato da questo mondo all'altro senza morire, e noi chiamiamo il mistero di questo transito da questo mondo al paradiso della Madonna assunzione. Ma per tutti quanti gli altri, anche per gli stessi genitori della Madonna, anche per San Giuseppe e per qualsiasi altra persona nella vita e nella storia, la morte sarà compagna della sua esistenza, e quindi anche il peccato sarà compagno della sua esistenza. E allora le cose stanno così. Che senso ha venerare i santi? Esattamente quello che vi ho detto. Perché nei santi, in questi uomini fragili, uomini e donne fragili, deboli, peccatori, peccatrici, ma desiderosi di compiacere il Signore, desiderosi di coltivare la sua amicizia, in queste persone agisce la potenza dello Spirito Santo. E agisce a favore di tutti, agisce in modo da far sì che essi diventino il segno della presenza viva di Dio in mezzo a noi. Allora questo è l'unico motivo per il quale noi dobbiamo celebrare i nostri santi, perché attraverso di loro Dio si fa prossimo in noi, si fa prossimo in maniera speciale, del tutto speciale. Contemplando la vita di San Luca, noi non facciamo altro contemplare quello che Dio ha compiuto per suo mezzo. E questo è vero per qualsiasi altra figura della Chiesa. E allora non è un caso che Santo Stefano, come dicevo prima, muore avendo sulla bocca le medesime parole di Cristo, perché colui il quale diventa, si consegna totalmente allo Spirito Santo e si lascia trasformare da lui, fa sì che la potenza dello Spirito lo renda un altro Cristo, lo faccia diventare una immagine vivente, un'unità vivente di Gesù Cristo. Ed è questo che noi dobbiamo considerare celebrando oggi San Luca. Ringraziamo certamente il Signore, preghiamo il nostro patrono per questa epidemia e lo preghiamo anche perché ci aiuti anche il nostro paese, la nostra nazione a risollevarsi anche economicamente. Tutte cose buone, lecite, legittime, sante, ma ancora di più
dobbiamo pregare saluto perché come Dio ha agito attraverso di lui, possa continuare a farlo attraverso di noi e santificarci. E allora che San Lupo, nostro protettore, possa benedire le nostre sofferenze, i nostri sacrifici, ma soprattutto il proposito più nobile che possiamo avere in noi, il proposito di diventare veri figli di Dio, vere icone viventi della presenza di Gesù Cristo. Ieri rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per gli uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo. Siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo il solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle carissimi, nel giorno in cui questa comunità celebra in maniera solenne il suo protettore San Lupo, rivolgiamo a Dio la nostra comune preghiera perché ci ispiri intenzioni e propositi degni della sua santità. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Per la Santa Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i religiosi e tutto il popolo di Dio, perché sappiano testimoniare al mondo che solo Gesù è l'unico Signore e l'unico Salvatore. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra patria, per i suoi governanti, perché il Signore li aiuti a ricercare, attraverso leggi giuste, la pace, la concordia e il benessere di tutti. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché i cristiani, perseguitati in ogni parte del mondo, sostenuti dalle preghiere di tutta la Chiesa, abbiano la forza di rimanere fedeli a Cristo crocifisso. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché sull'esempio di San Lupo impariamo a conoscere, difendere ed amare la nostra fede, perché essa è luce e guida sicura nel cammino della vita. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti in questo giorno di festa soffrono e sono afflitti da malattie, da preoccupazioni o si sentono soli, perché attraverso il nostro interessamento sperimentino l'amore di Dio e la protezione di San Lupo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra comunità, perché possa essere forte nella fede e operosa nella carità, che come oggi è unita intorno all'immagine di San Lupo, così possa essere unita con lui intorno a
silenzio, ognuno di noi può formulare nel suo cuore una particolare intenzione che può offrire al Signore per le mani di Saluto. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Preghiamo, Signore, ti offriamo queste nostre intenzioni per le mani del tuo santo servo ed amico San Luca. Possa San Luca, con la sua protezione, con il suo esempio, con la sua presenza, renderci degni di far fiorire dentro di noi la grazia che tu ogni giorno semini nel nostro cuore. Lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e della tua vita. Presentiamo a te perché diventi per noi cibo di te. Benedetto il secolo, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e dell'amore di noi. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, che il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore ci ha detto questo sacrificio, quando dico che il suo nome per impegno di tutta la sua santa Chiesa. Santifica il tuo popolo, Padre, e per queste offerte che ti presentiamo, liberaci da tutte le insidie del maligno, come liberasti per l'intercessione di San Luca gli abitanti di Tua dagli eserciti dei barbari, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Padre Santo, e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode in questa solennità di salute. In Lui hai donato alla tua Chiesa un maestro e un difensore della fede. In Lui ci hai donato una viva immagine di Cristo buon pastore che dà la vita per le sue pecore. Docile all'azione del tuo Spirito, divenne sempre più simile a Cristo e modello di vita per il suo popolo. Illuminati dalla sua santità e confortati dalla sua protezione, seguiamo i suoi esempi
per giungere al regno dei cieli. Per questo dono della tua benevolenza, miti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua gloria. Santo, 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 il Signore è il Dio dell'universo, il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ora ti chiediamo di te, ma anche il tuo Spirito i doni che compiamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questo mistero. Nella notte in cui fu tradito egli prese il pane, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e la tua gloria. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, che offriamo Padre in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci uniamo nel corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con San Giovanni Battista, i due santi apostoli, i gloriosi martiri, San Luca e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Felice, il Collegio Episcopale, il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato nella tua presenza, ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e
e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri genitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, dai mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni occupamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza, nella vita di secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il suo Spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona noi la pace. Beati invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il Signore è il nostro regno di partecipare alla mensa, di soltanto la parola e di salvato.
Fortifica, Signore, la nostra fede con questo cibo di vita eterna, perché sull'esempio di San Luca professiamo la verità in cui egli ha creduto e testimoniamo nelle opere l'insegnamento che ci ha trasmesso per Cristo nostro Signore. Amen. Amabilissimo nostro protettore sacro, con te adoriamo la divina maestà di Dio e ci rallegriamo dei grandi doni che ti sono stati concessi durante la tua vita terrena e della gloria che hai ricevuto dopo la morte. Ti supplichiamo con tutto il cuore di ottenerci, con la tua potente intercessione, la grazia importantissima della nostra salvezza eterna. Ed ottienici anche tutti gli aiuti necessari per la nostra vita terrena. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Glorioso saluto, che hai avuto sempre ardente desiderio di accrescere la gloria di Dio e della Chiesa, instancabilmente ti sforzasti di santificare la tua anima e quella delle persone a te affidate, per l'esercizio continuo della preghiera, della carità, della penitenza e di tutte le altre virtù. Sei divenuto un vero modello di santità per noi, dal cielo protettore di tutti quelli che fiduciosamente a te ricorrono. Volgi uno sguardo su di noi e salvaci da tutti i pericoli e da tutte le tentazioni. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O nostro amato protettore, ricordati che questo popolo non ha mai chiesto in vano la tua protezione o invocato con fede il tuo soccorso senza essere stati esauditi. Con questa fiducia siamo venuti alla tua presenza. Con questa speranza invochiamo il tuo vicino. Come un giorno liberasti il tuo legge dal fiero e bellico Attila, così oggi liberaci da ogni pericolo. Potentissimo nostro avvocato, non disprezzare le nostre preghiere, ma accoglile con bontà e esaudisci. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo. Santo protettore nostro, tu per tanti secoli sei stato il padre benedetto, il vigile custode, il pastore sollecito di questo paese. E hai sempre difeso, sollevato e protetto questo popolo da ogni pericolo dell'anima e del corpo. Tu che regni sovrano nel cuore
ancora oggi questa fortunata terra che da te ha nome da ogni periodo. Dinanzi a Dio siamo tanto peccatori, immeritevoli di ricevere grazie. Offriamo perciò al Signore i tuoi meriti e le tue virtù e siamo certi di essere liberati da ogni male su questa terra e di ricevere il premio dei beati del paradiso. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. Saluto adesso il nostro Creatore. Prega. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Io, nostro Padre, che ci ha uniti nel celebrare oggi la festa di San Lupo, patrono della nostra comunità parrocchiale, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Lupo la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Lupo ci ha offerto un maestro nella fede e un vivo esempio di carità fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Su voi tutti, per l'intercessione di San Lupo, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Grazie.